Dopo la vittoria della Roma di mister Mattei nella prima semifinale scendono in campo Torino e Milan che dopo il pareggio di ieri si trovano di fronte per accedere alla finalissima del 7 gennaio del quarto Memorial Jelasi. Parte subito forte il Torino che si porta in vantaggio in apertura il gol lo mette a segno il numero 2 Granata Favre. Colpisce con un destro all'angolino l'estremo difensore del Milan, realizza così il gol del vantaggio della formazione Granata in apertura. Il Milan prova a reagire, lo fa nel finale del primo tempo con Vigolo, anticipato però al momento di battere a rete, prima frazione che si conclude quindi con il vantaggio Granata nella ripresa. Ci prova prima ancora il Torino con Samachella, tiro dalla distanza, pallone che termina di poco alla sinistra della porta. Rossonera, poi è il Milan ad avere la grande opportunità del pareggio con Vigolo, qui però è bravo l'estremo difensore Granata a chiudere lo specchio della porta, nulla di fatto quindi per il Milan. Al dodicesimo ancora rossoneri pericolosi, sempre con Vigolo e qui la grandissima parata da parte del portiere del Toro che nega già del gol l'attaccante numero 20 rossonero, il Milan continua a premere, qui non riesce a trovare la conclusione a rete, la formazione rossonera, poi nel finale ancora il Torino che si fa vedere in contropiede, qui arriva l'espulsione per doppia ammonizione da parte di Cornaggia, quindi Milan che rimane in 10 uomini, non accadrà più nulla da qui al termine dell'incontro con il Torino che riesce a difendere il gol di vantaggio messo a segno da Favre all'inizio del match. Torino che quindi batte il Milan per 1-0 e guadagna l'accesso alla finalissima del quarto Memorial Jelasi, dove troverà di fronte la Roma di Mister Mattei.